Tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti quanti per il supporto che ci state dando. Grazie a voi questo canale cresce giorno dopo giorno, di questo sono davvero molto molto contento. Altra cosa importante, cerchiamo di arrivare ai 1000 iscritti entro fine anno. Perché vogliamo avere questa tappa di 1000 iscritti entro fine anno? Per capire che tipo di community siamo. Siamo una bella community compatta, vuol dire che se è questa community è bella compatta possiamo fare investimenti sia finanziari che di tempo sul canale. Per questo abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché questo resterà sempre un canale libero. In questo canale si può dire di tutto e su tutti, però ci deve essere il rispetto e l'educazione. Partiamo sul video di sul contenuto di oggi. Quello di ieri, signori miei, è stata una festa bellissima. Io me la sono vista in televisione, mi sarebbe piaciuto essere lì, però essendo la distanza, il lavoro e tutto quanto mi è davvero complicato. Però signori miei, vedere in campo Zidane, Del Piero, Torricelli, Di Livio, Pepe, Peruzzi, Ferrara, Carrera, Antonio Conte, Platini in panchina, a Marcello Lippi in panchina, è qualcosa davvero di eccezionale. Signori miei, ma ieri avete visto cosa c'era? Lo spirito, la gioia. Ieri si è festeggiato non solo i 100 anni della famiglia Agnelli, che è proprietaria della Juve, ma si è festeggiato la Juventinità. Ieri si è festeggiato la Juventinità. Io dico poi ai tifosi della Juve, poi potete seguire chi volete, potete seguire anche a Ponzo Pinza, chi volete, ma il problema è una cosa: o tifi Juve, a giocatore allenatore. Io devo sentire personaggi che dicono, fra virgolette, tifano Juve, però sperano che perda la Juve perché tifano contro l'allenatore. E allora, signori miei, volete seguire quei tipi di personaggi? Seguiteli, perché allora vuol dire che quelli non tifano Juve. Ieri io, pure che erano amichevole, ho visto la gioia negli occhi di Del Piero, di Zidane. Antonio Conte, che tu vedevi gli occhi lucidi, gli occhi di gioia. E Antonio Conte può allenare l'Inter, può allenare il Napoli. Quello poi è uno, è essere professionisti. Può essere professionisti, ma signori miei, quello che si è stato nella Juve non lo dimentichi. E ieri Antonio Conte poteva dire tranquillamente: no, non vengo, perché così come ha fatto Paolo Sosa, che ha avuto i problemi con la Salernitana per l'esonero, così come Pirlo. Però signori miei, era essere lì, avere quella maglia su indosso, l'abbiamo visto, gli occhi di gioia, gli occhi di un giocatore che piace, una persona che piace essere nel mondo Juve. Ieri per esempio le parole di Gianelka sono state anche parole abbastanza importanti. Il legame della nostra famiglia con questo club ha 100 anni di storia, la cosa più importante è la passione che c'è nella nostra famiglia, in tutta la famiglia juventina. La Juve rappresenta un grandissimo amore da parte di tutti noi, un amore che si tramanda di generazione in generazione. Basta vedere i miei figli che sono in campo adesso. Questa sera è la dimostrazione di quanto la Juve sia positiva e quanto abbia fatto e farà ancora tanto. È una cosa bella essere juventini, secondo me è davvero una cosa bella. Ognuno ha la sua passione, ognuno ha la sua fede. Io penso che lo stesso discorso lo potrebbe dire un napoletano per quanto ama il Napoli, l'interista per quanto ama l'Inter, il milanista per quanto ama il Milan, e così via. Possiamo fare tutte le squadre. Queste vuol dire amare una squadra, perché, signori miei, il problema è che i giocatori, allenatori, dirigenza passano, ma la Juve resta, così come resta l'Inter, come resta il Napoli, come resta il Milan e tutte le altre squadre. Il problema è un altro. Il problema è quando io devo sentire personaggi che dicono che sono tifosi della Juve e sperano che perde la Juve per togliere Allegri, per mandare via quell'altro, tu dici di essere tifoso Juve
E poi speri che la Juve perde. Ieri io vedere Zidane con la maglietta della Juve mi sono esaltato, signori miei. Vedere Zidane con la maglietta della Juve mi sono esaltato. Vedere Del Piero. Quando è entrato Zidane avete visto che atmosfera, che applausi, che grido. Con Antonio Conte, io mi aspettavo che entrava Antonio Conte e nessuno applaudiva, nessuno. Invece hanno gridato pure Antonio Conte, perché Antonio Conte ha dato tutto, da giocatore, da allenatore. Poi c'è essere professionisti. A me gli allenatori, come? E quelli che dicono, sì, ma io non vado mai alla Juve, io non vado mai all'Inter, io non vado mai... Sono cazzate. Perché allora tu a questo punto non dovresti più allenare in Italia, perché prima o poi, allora come stai dicendo, che io dico che non vado mai all'Inter, o non vado mai al Milan, non vado mai alla Juve, o non vado mai a Napoli, allora quando io alleno poi la squadra che sto già allenando, spero che gioco contro la Juve e perdo, no, quello può essere professionisti, ma la fede è tutta un'altra cosa, gli occhi di Vlahovic, di Miretti, di Fagioli, quando sono state abbracciate a Zidane, a Del Piero, la lucidità, il essere davanti a un campione, quello vuol dire essere leggenda. Le leggende sono quelle. Poi, signori miei, Del Piero è sempre Del Piero, Del Piero è il nostro capitano, ma poi l'immagine più bella è quando dopo 9 minuti all'inizio della partitella, della parte dell'amichevole, si sono fermati tutti e hanno applaudito il grande Gianluca Vialli, che se n'è andato troppo presto. E lì si è visto tutto il grande amore che c'è in questa Juve. La Juve si può odiare, si può amare, quello è l'altro discorso. Il problema è una cosa sola: la Juve resterà per sempre. E chi campa contro per essere un anti-juventino, ieri il fegato gli è scoppiato. Poi possono anche scrivere quello che cavolo vogliono. Loro, la Juve resterà, loro sono di passaggio, loro avranno quei quattro lecchini che li seguono. Perché? Perché quei quattro lecchini vogliono che loro gli dicono quello che loro gli piace. Però va bene così. Ieri io mi sono emozionato, ieri semplicemente mi sono completamente emozionato Del Piero. Simone Pepe, signori miei, Simone Pepe è, chi se lo ricorda, quel grande, io Simone Pepe, l'immagine che ho di Simone Pepe è quella partita che poi è stata rinviata, Juve-Napoli, che poi è finita, poi si è stata giocata, è finita 3-3. Simone Pepe fa il gol della rimonta, perché noi perdevamo, poi Simone Pepe segna e poi c'è stata la grande rimonta 3-3. E io ho quell'immagine, perché con quella rimonta poi è cominciata la striscia vincente che ci porterà al primo scudetto dell'ultima era, quella dei 9 scudetti consecutivi. Quello che un po' mi è dispiaciuto che non ho visto in campo Nedved, quello sì, quello mi è dispiaciuto tanto. Poi sappiamo che in questo momento ci sono processi al di fuori della Juve, mi spiace che non c'è stato neanche Andrea Agnelli, però lì io penso che sono stati invitati, penso benissimo che sono stati invitati, però loro questo momento, se sono lì, forse prenderebbero troppo la scena per cose extra campo e hanno preferito non esserci. Invece l'assenza di Bettega, Giraudo e Moggi me l'aspettavo, perché andiamoci chiaro, quando c'è stato lo scandalo del 2006, perché là è stata un'altra rapina a mano armata contro la Juve, lì John Elkan è stato... Giorelle era giovane, però chi l'ha consigliato male. Forse anche chi ha consigliato Giorelle voleva che allora la triade composta da Bettega, Giraudo e Moggi erano troppo forti, erano troppo potenti, e chi voleva prendere il comando della Juve allora, sappiamo, senza che torniamo lì a parlarne, ha consigliato male. E lì la distanza fra Moggi e Alcan è abbastanza ampia. Mi aspettavo che Moggi, Bettega e Giraudo non ci fossero, però signori miei, ieri c'è stata tanta emozione, tanta gioia, e lì si è capito cosa vuol dire essere juventino. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!